Siamo qua per le elezioni della RSU. Ho avuto una serie di problematiche con l'azienda che non voleva praticamente farci fare le elezioni, per cui ci ha ostacolato in tutti i modi. Ad esempio, non ci ha dato le liste dei lavoratori, gli aventi diritto al voto, non ci ha dato i luoghi per poter votare e ci siamo appoggiati al prefetto e alla questura. Hanno riconosciuto il diritto alle elezioni, a dover fare le elezioni. Oh, questo gruppo qua praticamente si è creato dall'operativo, ci siamo organizzati anche con l'aiuto della DL Cobas e alla Fondamentale. fine è fondamentale. C'era bisogno proprio per noi di farci sentire per cercare di garantirci un futuro, quindi era necessario a questo punto avere dei ragazzi, delle persone, infatti noi ci chiamano proprio i ragazzi, quelli di magazzino, perché in sostanza siamo tutto un gruppo di persone che arriva dall'operativo. E c'è bisogno proprio di cercare di salvare il salvabile perché DHL sta movimentando il lab, lo sta portando a Malpensa, hanno già iniziato a tirare via parti del magazzino, diverse attrezzature, alcune persone sono già state spostate nel lab di Malpensa e quindi è necessario in qualche modo far sentire la nostra voce. Ora, per quanto riguarda gli altri sindacati, cioè non è che siano del tutto assenti, però noi abbiamo percepito una certa, diciamo, una poca proattività da loro parte e quindi abbiamo pensato di organizzarci in sostanza. Vedo che c'è parecchia risposta da parte dei ragazzi dell'operativo che stanno venendo adesso a votare e cercheremo di fare il possibile, insomma, per riuscire a ottenere il massimo. Allora, una delle preoccupazioni che aveva l'azienda e anche la precedente RSU era che non ci fosse modo di effettuare il voto in sicurezza, vista la situazione dell'attuale pandemia. Da parte nostra abbiamo deciso di appoggiarci ad una piattaforma di voto online, di modo che chi lavora in smart working potesse votare senza doversi recare in azienda. E per quanto invece riguarda le persone che già lavorano in azienda, abbiamo deciso di procedere, diciamo, in modo tradizionale. D'altronde, se l'ambiente è salutare per poterci lavorare, abbiamo considerato fosse salutare anche per effettuare, diciamo, questo atto democratico. A noi ci dovevano seguire, c'è ancora l'RSU della CGIL che però sta iniziando a dire in giro che è stata la DL Cobas a venire a comprarci e noi siamo stati le povere persone che siamo stati comprati dalla DL. E non è vero, questo è quello che Marco Sale e la CGIL sta facendo passare come messaggio. Invece in realtà siamo noi per far i nostri diritti, abbiamo chiamato la DL proprio e loro, grazie a loro, stiamo facendo questo percorso che speriamo che in parte riesca a salvarci il nostro futuro lavorativo. Siamo tutti qua, lavoratori di DHL, per solo cercare il nostro diritto dei lavoratori, per fare rispettare i nostri diritti, perché tutti abbiamo una famiglia, tutti vogliamo il nostro futuro per lavorare ancora come abbiamo fatto tutto, però adesso basta, adesso vogliamo essere rispettati, essere protetti da qualcuno, perché fino adesso non abbiamo avuto niente. E solo cerchiamo questo, rispetto a noi lavoratori. Grazie.